Ma Michele Ferrero è un grande, noi lo ricordiamo ormai in tutti i comuni dell'Alta Langa. Oggi è stato presentato questo libro, Michele Ferrero e l'Alta Langa, quell'Alta Langa che ha avuto un futuro e che non si è scopolata proprio perché l'uomo della lungimiranza di Michele Ferrero ha fatto industria e ha voluto che chi faceva l'operaio lì non abbandonasse la sua campagna, quindi andava a prenderlo con i pullman, purché non abbandonasse la sua terra. Questo ci ha permesso di non abbandonare l'Alta Langa, di continuare ad investire anche nella campagna e oggi avere il grande ritorno che ci dà la nocciola, che è il nostro valore.